Amici di Telefonia.net, eccoci davanti a un'altra anteprima di casa Nokia, il Nokia N85, il nuovo slidephone della casa finlandese. La batteria in dotazione è la BL5K da 1200 mAh, si presume che l'autonomia sia buona. Ovviamente noi abbiamo in test questo telefono in anteprima direttamente da Nokia, quindi lo possiamo tenere 24 ore e non possiamo fare test approfonditi sulla batteria, ma ci sembra che l'autonomia sia più che discreta. Andiamo a accenderlo e vediamo le caratteristiche fisiche: lato sinistro slot per la micro SD, lato destro leve per il volume, pulsante scorrevole per il blocco del telefono e pulsante a doppio step per la fotocamera. Abbiamo gli altoparlanti stereo, mentre posteriormente la cam, sempre Carl Zeiss come ottiche, flash LED e 5 megapixel la risoluzione. Superiormente abbiamo l'ingresso per il cavo micro USB che fa anche da caricabatterie. È la prima volta che un Nokia si carica anche col cavo USB. Il pulsante di accensione e il jack da 3,5 per le cuffie. Ecco, se che si è caricato e acceso il nostro telefono, lo vediamo in orizzontale perché il telefono è dotato di accelerometro, come vedete ruota il display. Non vogliamo l'introduzione, la prima volta che lo accendiamo ovviamente ci fa tutte queste domande. Design molto bello, molto pulito, uno slidephone con quattro tasti a filo, il pad direzionale, inizio chiamata, fine chiamata e tasto carosello. Nonostante siano vicini i tasti, sono comodi da premere. Una tastiera sotto lo slide ben fatta, anche da cliccare col giusto feed e la giusta pressione. Abbiamo un carrello che è abbastanza solido anche se ha un minimo di gioco. Ricordiamoci che stiamo parlando di un prototipo sia a livello software sia a livello hardware. Questo telefono verrà commercializzato da circa 2 mesi. Vediamone le caratteristiche software. Entriamo un attimo nel menu. Ricordiamo che è un quad band UMTS HSDPA dotato anche di Wi-Fi, Bluetooth, GPS, quindi il massimo che la tecnologia può esprimere. Vediamo le applicazioni che vengono preinstallate. Nella multimedialità abbiamo la condivisione delle foto in linea, un po' il core della serie M, fotocamera, registratore, Real Player. Poi entreremo in tutte queste funzioni. Ufficio ci dà Nokia in dotazione Quick Office, PDF Reader, il convertitore Zip, nonché le classiche note. Ma andiamo a vedere subito le fotografie. Andiamo nell'applicazione foto e la cosa interessante è che possiamo suddividere le fotografie non solo per lo scatto, ma anche per album o per etichette che abbiamo dato alle nostre foto. Ma scattiamone subito una, non blocchiamo la tastiera, andiamo a aprire il coperchietto posteriore, mettiamo un soggetto, il nostro classico evidenziatore posteriormente, visto che siamo molto vicini, disattiviamo il flash e andiamo a scattare la fotografia. Messa a fuoco veloce, scatto altrettanto veloce e vediamo come abbiamo parecchie opzioni sia di condivisione sia di modifica tag quando siamo dopo lo scatto della fotografia. Fotografie che hanno una qualità decisamente buona, soprattutto le macro. Poi andate a vedere sul sito le foto che abbiamo scattato, ma sono davvero molto molto interessanti. I video vengono girati a una risoluzione molto alta, 640x480, e anche qui la qualità è molto buona. Come dicevamo prima, se noi andiamo nell'applicazione foto, vediamo come vengono divise le fotografie anche grazie alle etichette che gli abbiamo dato. Entriamo anche nella parte musicale e per farlo apriamo il telefono orizzontalmente, ma lo slide lo apriamo dall'altra parte, un po' come su N95. Come vedete, ci appaiono i quattro tasti per le lettore musicale. Come vedrete adesso si accenderanno, quindi c'è un'illuminazione specifica di questi tasti. Ecco che siamo riusciti a far accendere i tasti e come sentiamo, abbassiamo un attimo il volume dalle casse, è davvero molto molto alto. Alziamo al massimo.
E sentiamo come le casse non distorcano assolutamente, quindi ottimo dal punto di vista multimediale la riproduzione dalle casse integrate. Volevo farvi vedere l'illuminazione che vi dicevo prima contestuale, perché come vedete i tasti si accendono e si spengono in base alle funzioni che andiamo ad utilizzare. Per esempio, se noi entriamo nella funzione foto, eccoci qua, andiamo a vedere una fotografia, vedete che si sono attivati i pulsanti zoom in e zoom out, quindi una funzionalità di illuminazione contestuale molto divertente. Anche i quattro tasti anteriori si accendono solamente quando ve n'è davvero bisogno, per esempio schiacciando il tasto più, come vedete si zooma la fotografia, che ricordiamo anche zoomata mantiene una qualità davvero molto molto buona. Usciamo dal menu multimediale, chiudiamo il telefono e riportiamolo in modalità orizzontale. Vediamo che è presente sia il centro video sia il software N-Gage per i videogiocatori incalliti, la piattaforma di Nokia che presenta davvero molti videogiochi. Probabilmente verranno rilasciati giochi nuovi per N85 e preinstallati ce ne sarà qualcuno, almeno così si vocifera. Andiamo velocemente a vedere anche la parte web, vediamo le pagine visitate di recente, così non devo reinserire l'indirizzo di telefonia.net. ricordiamo, siamo sotto copertura HSDPA, come vedete l'icona indica che è il protocollo veloce quello che stiamo utilizzando. Possiamo ruotare ovviamente la pagina orizzontale e la renderizzazione nonché il caricamento della pagina è, come vedete, abbastanza veloce. Il browser è il solito della serie 60, quindi molto buono, nulla da dire su questo. Abbiamo invece qualcosina da dire per quanto riguarda la messaggistica, molto buona come al solito la parte classica di SMS, anche la scrittura, adesso non abbiamo il T9 ma lo attiviamo subito, eccoci qui, è molto buona grazie anche alla tastiera dal buon feed, ovviamente possibilità di MMS e di email. Purtroppo anche qua il protocollo, lo diciamo sempre quando parliamo di serie 60, è rimasto un pochino indietro, ma comunque le email le riusciremo a visualizzare molto bene. Volevo farvi vedere anche l'ultima cosa, visto che il nostro tempo sta finendo, per quanto riguarda la personalizzazione, i temi, quindi profondamente personalizzabile sia con i temi generici, sia con la vista del menu che può essere modificata in diverse visualizzazioni, lo sfondo, risparmio energetico, ma soprattutto abbiamo a disposizione i temi audio che ci cambiano completamente tutte le funzioni audio del nostro telefono, così come possiamo cambiare anche una foto quando inviamo una chiamata. Insomma, Nokia ha fatto davvero un bel telefono, forse un po' troppo simile a N81, però hanno ridotto le dimensioni, soprattutto per quanto riguarda lo spessore. Molto buono l'audio, molto buona la cam che fa ottime fotografie e video, e ricezione anch'essa buona, forse un pochino sotto la media, ma ricordiamo si tratta di un prototipo. Ovviamente presente anche qua l'applicazione Mappe con un GPS che in circa 40 secondi riesce a fare il suo fix. Quindi un telefono che ci è piaciuto, soprattutto per quanto riguarda la multimedialità, e ci sono piaciute molto anche le illuminazioni contestuali sia dei tasti alla sinistra del display sia i tasti sotto al display. Andrea Galeazzi per telefonino.net.